Slittamento in vista per il campionato di Serie D. Per evitare di sistemare in corsa gironi e calendari, come già accaduto nel recente passato, quest'anno la Lega Nazionale Dilettanti sarebbe intenzionata a prendersi il tempo necessario. Anche l'estate 2018 registra diverse situazioni in bilico, in B e Lega Pro, quindi meglio attendere che sia chiaro il quadro delle serie superiori prima di procedere con la stesura dei calendari. Sabato alle 16.30 l'amichevole a Olginate tra i padroni di casa e il Sondrio Calcio. I biancazzurri si stanno allenando sul proprio terreno di gioco agli ordini di Mister Nordi. Tra i nuovi arrivi Alessandro De Respinis, classe 93, prelevato dal Lumezzane. Ho iniziato dalla prima del Milan, sono andato subito in C2 dove ho fatto due stagioni a Mantova e ho seguito poi a Sant'Arcangelo 2 anni, un anno in Siracusa e l'anno scorso ho fatto il girone B in Serie D a Lumezzane e ora sono approdato qui a Sondrio e speriamo di fare bene, dai. Sarà un girone tosto, ma ci sono tutti i presupposti per fare una buona stagione, quindi dobbiamo solo metterci sotto e col gruppo e con la forza del gruppo andare avanti. Tra i senatori biancazzurri, Giovanni Mostacchi, reduce da una stagione tribolata a causa infortunio. Che sensazioni stai provando all'inizio di questa stagione? Ma sensazioni sicuramente positive, anche perché la mia annata l'anno scorso è stata un'annata negativa, nel senso che sotto l'aspetto personale non ho mai potuto dare il mio contributo, quindi vedo la luce in fondo al tunnel, nel senso che sembra che il problema sia stato risolto e non vedo l'ora di dare una mano al gruppo e di cercare di unirmi al gruppo e di iniziare questa stagione nel modo migliore. Una rosa rinforzata, una piccola rivoluzione, se si vuole chiamare così, nel senso che sono andati via molti giocatori, ne sono arrivati altrettanto sicuramente conosciuti, quindi di categoria, e niente, sono sicuro che con il nuovo mister riusciremo nei primi giorni subito a creare un gruppo unito per poi lavorare il ritiro e iniziare la stagione nel modo giusto. Il ritiro dei biancazzurri dal 7 al 13 agosto proseguirà a Sondalo.